Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Shadow Tomb Raider. Bene, andiamo pure. Devo drenare la stanza. Ah, devi pure drenare la stanza. E vabbè, vediamo come fare. Vediamo un po'. Dunque. Ma chiedo, vedete che c'è una corrente da panico qui. Non so perché. Non riesco a andarci. Non riesco a uscire. Mi ha spinto lì. Da dove c'è? Ma che... Io non ho capito bene dove cazzo sono. Ma come... Cavolo, sono arrivato qui? Non ho capito bene, però insomma... Vabbè, poi vedrò, perché non c'è niente qui. L'acqua era so... Boh, vabbè, se ti faccio domande, tanto non ho risposta. No, ho sbagliato. Cioè, ho fatto bene? Non lo so. Sono confuso. Ma porca piragna. Non mi piacciono i piragni, sono i rompicoglioni. I piragni sono feroci, predatori, evitali. Devo solo evitarli? Non è che c'è modo di sputarli in faccia. Porca miseria, sono due palle questi piragna. Ma io non posso fare niente a sto coso qui. Vabbè, andiamo su. Ci sarà un metodo. Io spero che quel bug barra glitch o barra che cazzo è successo non abbia compromesso qualcosa, perché non ho proprio idea di che cazzo fare. Non ho proprio idea di dove andare qui di qua. Ok, andiamo pure. E da qui sono venuto e non posso risalire. Va bene, troverò un metodo. Andiamo pure a vedere. Eppure gli unici modi sono quelli. Ma qua c'è qualcosa, eh. Mi dimentico sempre che la retta si infila in posti stranissimi. Perfetto. Ok. Oh, salve. Lei è da rompere, vero? Perfetto. Poi mi dirai cosa servirà questo contrappeso, questo... La zattera. È una zattera, adesso con molta fatica, sale. Proprio con calma, mi raccomando, non ci metta troppo, eh. Accidenti. Ok. Quindi così. E ci siamo. E dovrebbe esserci... Oh, finalmente. Eccoci qua. Perfettico. E finalmente abbiamo, c'è anche teletrasporti così. Allora, cominciamo a trovare le cose, perché io ho perso la metà e sono di... Può darsi che sia ancora in tempo a trovarle. Qui si salirà. Eppure è strano, io lo... Ah, ecco, a volte Lara non risponde bene i comandi. Ok, ce l'abbiamo faccionata, siamo dentro la tomba. Che cosa gradita. Però questa qui non mi sta proprio che... Boh. Tipile. Già. Oh, è lassù la nostra... Devo riuscire a salire. Sì, su questo non ci sono dubbi. Dunque, vediamo. Intanto la stella mi interessa. Però un modo di non spezzarsi le cosce ci sarà mai? Ma ce n'è un altro? No, quello è un co... Io sono confuso. Proviamo così, va. Oh, cioè, quasi riuscito. I piragna si nutrono dei cadaveri. No, davvero? Devo riuscire a salire. Finché sono solo cadaveri, non è un problema. Ah, non è una stella. Allora... Forse ho comprito cosa devo fare, però non sarà facile. Se questo non mi dà da tagliare, dammi da tagliare. Ok, dammi, che forse ce la fai, Lara. Perché ho preso un'abilità che un pochino, che culo! Ho preso un'abilità che resiste un pochino di più, però a quanto pare non mi è bastato il tempo. Però me la niente, Melania. Devo riuscire a salire. Sì, me l'ha data. Ok. Allora, adesso c'è rimasto questo. Andiamo un po'. Ci fa? Mi ha detto col cazzo, ma proprio risposto così. Come cazzo non la faccio? Vediamo un po'. Scusate, sono un po' curioso, Che uno... Qui... Oh, ma c'è qualcosa lì. Prima che sia troppo tardi, fatemelo prendere.
Eccoci qua. Oh, così una volta preso è preso questo, credo, eh. Oh, ma qui c'è qualcosa. Vediamo un po' cosa porterà sto posto. Ah, Giada mi serve assolutamente, perché se dobbiamo vendere, insomma, sì, dai. Brava la retta. Ho preso tutto, perché... Oh! Siamo già a 100. È magari... una specie di scultura primitiva dalle sembianze umane. Basta. Chiuso lì. Pazienza. Però è una cosa nuova, una cosa in più. Io chi sono per non prenderla? Allora, esploriamo un po' il luogo, perché sicuramente c'è qualcosa di sotto che potrebbe essere utile. E io voglio assolutamente vedere se è vero. Di qua non si va. E almeno questa parte l'abbiamo esplorata. Vediamo un po' di qua. Di qua c'è quello che non ho ben capito. Adesso vado là, non ti preoccupare. E lì c'è un altro segreto. No, è proprio la setata di ossigeno. Andiamo. Ok. Dicevo, c'è un altro segreto che mi interessa parecchio. Ok, così almeno abbiamo fatto anche questa. Perfettico. Oh dai, sono contento, stiamo trovando un sacco di roba. E non era neanche segnato, credo, eh. Vedete? C'è tanta tanta roba. In più c'è anche un qualcosa di interessante che voglio assolutamente fare. Sembra che i piranha non siano da questa direzione qui. E questo, questa corda che non è possibile rompere. Ma qui c'è qualcosa. Ma qui c'è qualcosa. Come cazzo si fa? Ok, da qui. Bene, grande. Maretta, sei bravissima. Sei tutti noi. Qui si sale. Non si fa un cazzo. Però adesso che noi abbiamo liberato quella corda, può darsi che qualcosa sta zatta la serva. Beh, i piranha pensavo rompessero di più, sono sincero. Ok. Devo abbassare il livello dell'acqua. Sì, sì, adesso ci pensiamo noi. Ci pensi, non corre. Non mi corre Lara. Allora, cosa c'è lì? Oh, la piuma. Devo capire quel coso. Come si usa? Devo abbassare il livello dell'acqua. Sì, sì, adesso te lo abbasso. Devo trovare da mettere sto coso. Ci sarà pure un modo. Sarà facilissimo, sono sicuro che... Dai, finora gli enigmi non sono stati così tremendi, quindi qualcosa ci sarà da fare. Perché devo abbassare il livello dell'acqua. Ecco perché guardava lì. Mi chiamo Truilos Serrano e questo potrebbe essere il mio ultimo scritto. Andrés López, o Angel de la Cruz, come si è fatto chiamare negli ultimi anni, ha infine perso il lume della ragione. Le sue richieste durante la costruzione della sua cripta si sono fatte sempre più esigenti e grottesche. La costruzione è quasi terminata. So che dopo morirò, come mi ha detto lo stesso López, in un raro momento di lucidità. Maledetto scrigno. E maledetto sia ciò che ha fatto all'uomo che ammiravo e che purtroppo ammiro ancora. Deve essere una cosa brutta. Scusate, mi sono emozionato, visto che c'era della roba interessante qui. Qui c'è un corno? Non lo so cos'è, ma questo è interessantissimo. Mi salve, mi scusi, sa, devo prenderla. Vediamo un po' cosa dice. Siamo ancora a 100, accidenti. Quando la tempesta si abbatte e i fiumi si gonfiano, dirigi le acque a soddisfare la sete degli dèi, che faticano sotto il suolo e nei cieli. Sono contento che siamo oltre i 100, nel senso che magari se una persona non prende tutto riesce lo stesso a farlo. Devo abbassare il livello dell'acqua. È una cosa buona questa, è una cosa molto buona. Ok. Non si muove. E non si muove. Credo. Fa fatica? Perché fa così tanto fatica? Devo abbassare il livello dell'acqua. Quindi in teoria se io lo metto di qua. Ok. Perfetto ragazzi, è stato facile. Pensavo non si facesse. Se devo abbassare sincero. Il livello dell'acqua. Lo sto abbassando, rilassata. Oh, eccolo il coso della cosa. Qui. Non so se serve effettivamente, però ci voglio provare.
questo cos'è? Il mulino, quindi quando lo girerò questo lo tirerà. Ma che cosa aggredita, ho capito, non ci credo, non riesce a rompirla, quindi è stato bello. Però cosa c'è lì sopra? Una pianta, sì. E quindi io in teoria, proprio a livello teorico, se facessi così e riportassi questo qua, dovrebbe ritornare sull'acqua e far girare il come si chiama, il mulino, che farebbe poi tirare lì e aprire là, tutto chiaro, no? Io ho parlato italiano. E poi devo riabbassarlo perché so come ci entro lì, però lì si può anche andare, questo che non lo so esatto, però la corda non regge la tensione, accidenti, devo abbassare il livello dell'acqua. Sì ho capito, devo fare in frettissima. Cioè, una volta che è su, poi devo tirarlo giù. In teoria dovrebbe essere così, adesso non sono sicurissimo. Dubito che debba farlo in fretta. Devo abbassare il livello dell'acqua. Sto abbassando, rilassata. Ok, io dico, devo fare una sfogliata, scusate. Lo so, questo è incredibile. Tirando non si terrà aperto. Bravo, hai ragione. Ok. Adesso facciamo così, vediamo se ho ragione, perché tanto bisogna provare le cose, ragazzi, cioè non si può sempre saper tutto, bisogna avere tanta pazienza, Quindi adesso facciamo così, tiro sull'acqua, ok, faccio girare il mulinello, lo tolgo, giusto per aprire quella porta, e poi, una volta aperta, ok? Aperta. E non mi fa spostare, ragazzi, non me lo fa spostare. Ho spinto il pulsante sbagliato, sono un pirla. Ah vabbè, a dopo. Perfetto, ce l'ho fatta, scusate, spingevo più il pulsante sbagliato. Adesso è aperta. Vediamo un po'. Sì, l'ha detta cadi, però cioè, ma non rompere i coglioni. Brava. Adesso lottiamo sperando che non arrivino i petardi, qui i piragni, cioè non i petardi. Cioè arrivano, però se non ce la dovrei fare. Ok, adesso è aperta. Devo abbassare il livello dell'acqua. No, come devo abbassare il livello dell'acqua? Perché non ci posso andare sotto? Ah, per colpa dei piragna. Ho fatto una figura di merda, vero? Evidentemente sì. Pensavo che non c'era bisogno di abbassare l'acqua. Comunque abbiamo fatto bene, non è che abbiamo fatto male, nel senso che ho fatto l'operazione che sarebbe stato giusto fare. Devo solo spostare di nuovo verso il contrapeso e siamo a posto. Quindi di qua l'acqua si abbassa e i piranha non rompono in teoria, giusto? Perfettico, siamo a posto. E sono contento, una volta che ho capito un enigma senza dover impazzire più di tanto. Ok, andiamo pure. Andiamo. Devo abbassare il livello dell'acqua. Lo sto abbassando il livello dell'acqua, che cazzo stai dicendo? Ho fatto prendere un colpo. Eccoci qua. Ok, Lara, basta per questi capelli. Mi si è inchiodata Lara che non riesce più a salire. Ok, l'abbiamo faccionata, meno male. E adesso ovviamente devo salire qui, eccoci qua, e ovviamente ho sbagliato. Ok, perfetto, qui c'è qualcosa, 100% uguale. Un alux, al plurale aluxob, è l'analogo maya dell'ognomo o dell'eprecon. Arriva più o meno fino al ginocchio di un umano adulto ed è vestito con abiti tradizionali maya. Questi esseri compaiono ogni volta che un contadino costruisce una casetta per loro nella sua proprietà. Dopodiché favoriscono la crescita del mais per 7 anni, causando piogge e cacciando i predatori. Normalmente invisibili, nonostante il loro effetto benefico per le coltivazioni, adorano fare scherzi e spaventare gli umani. Se ne chiami uno per nome, lo costringi a uscire di casa. Evita di farlo se non vuoi che se la prenda con te. Perfetto, proprio una cosa aggredita e bella. Salve, adesso lo prendo, questo qui in attico, va che è meglio. Vediamo quante cose mancano. Ho preso tutto, moscialoscia, che bello. E quindi devo soltanto andare lì sopra e siamo tutti a posto. Queste sono cose che mi piacciono tanto, sapete.
quando le cose vanno per il verso, per il verso giusto. Ok, meno che non sia rimasto qualcosa indietro. Adesso possiamo prendere, che è bello quando si può ancora raccogliere. Quel vendolo è stato una manna, insomma. Ok, che cosa bella che è sto posto. Ok, vai, vediamo che abilità ci dà. Qui ci sono due tombe, quindi due abilità più avanti la seconda. Caccia l'abilità, vai! Le frecce caricate infliggono più danno ai nemici corazzati. Ma sono tanto feci, quindi e ora forse... via da questo fetido postaccio. Tacita. Quindi forse, e dico forse, con un colpo caricato alla nuca, anche chi ha l'elmetto potrebbe in qualche modo essere ferito. Sono contento. E vai. Ormai e dovrei esserci. Già. Inzaccheramento a parte, sì. Oh, sono contento, dai, l'abbiamo fatta... Bene, di qua, vero? No, perché di qua non posso andare, quindi devo andare a forza di qua. Scusa Lara, non volevo farti male. Ok, andiamo pure. Via! Yeah. Grande Laretta! E siamo usciti anche dalla finestra, dalla tomba, non so perché ho detto finestra. E siamo tutti a posto. Dovevo portarmi... Non dovevo andare là, vero? Non dovevo fare una figura di merda così. No, dai, non dovevo andare là. Sarebbe stato assurdo. Quindi devo andare giù e ritrovare la strada, che è di qua. Non mi ricordo più da dove cazzo devo andare. Ogni volta per uscire da ste cazzo di cose devo sempre pazzire. Porca miseria. Allora, dove cazzo devo andare? Di qua vado verso il falò. Io andrei verso il falò così almeno mi teletrasporto, dai. Sennò, vedete che altro come me l'ha data? Se no dopo è un casino. Faccio prima, perché comunque devo tornare indietro. Quindi andiamo di qua. E andiamo di qua. Perfetto. Così torno giù dal falò e siamo a posto. Oddio, io sto qua, non mi ricordo mica. Eccolo qua. Ok, cosa ho trovato? Minacce subacquee. No, non me ne frega un cazzo di minacce subacquee. Ok, siamo a due passi. È lì, perfetto. Così almeno ci andiamo. Mi teletrasportico e siamo a posto. Dai, vi ho fatto vedere la strada. Così ci vediamo direttamente lì al teletrasporto dopo. Ok, siamo finalmente qua. Vi faccio vedere dove. Adesso appena finisci di caricare, così possiamo continuare. Io questa stella, ragazzi, non ho proprio idea. Scusatemi, non so che... sono rincoglionatico, però non ho idea di come prenderla al momento. Qui non posso salire e qui, quindi non lo so, sinceramente non ho idea. Allora, ma io qui ho lasciato un documento. Andiamo a prenderlo subito, va, andiamo a prenderlo subito senza nessuna remora, perché può essere interessante. Ok, vai. Dopo qua ci dobbiamo andare, lo so. Dov'è? Non sarà qua, vero? Qua siamo già venuti, lì è chiuso. E adesso dovrà capire dove cazzo è sto documento. Secondo me è di là. Così a naso. È laggiù, io lassù non so come arrivarci in questo momento. E quindi per adesso lascerò perdere, va bene. Ci andiamo poi. Adesso ritorniamo pure a casa, come Lessi. E continuiamo a fare il nostro giretto, cercando di non cadere come prima. Il nostro giretto per vedere le bandiere, per fare la quarta principale. Poi la seconda tomba la faremo senza problemi. Perché mi interessa parecchio fare la tomba, ragazzi. Oh, eccola qui la bandiera. Vedete che non ho perso tempo. Oh, ma qui si può salire. Sì, ma quante cose non ho visto prima. Cavolo, aspetta, quante cose brutte. Allora, questo tronco... qui... perfetto, quindi si può andare. Adesso aspettate, prima facciamo la bandiera, che è meglio bandiera, così abbiamo finito anche questa. Scusate, ho sbagliato il pulsante. Ecco qua, e sfida completata. Questa è una cosa molto gradita. Poi aspettate un attimo, va, che qui ho visto qualcosa. A parte impossibile, questo, non ci sta nient'altro.
Oh. Qualcuno ha pensato che questa rappresentazione della morte di Cristo andasse ravvivata un po'. Sì, in effetti. È incredibile come le credenze di culture differenti possano giungere a fondersi nel tempo. Perfetto, ragazzi, sono contento, dai. Abbiamo trovato un sacco di roba, ma proprio tanta. Adesso andiamo a vedere di là cosa c'è. Ok. Andiamo a vedere un po' cosa c'è, perché qui è pieno di segreti, ma proprio pieno. Zeppo. Allora. Vai. Ok. Grande la retta. Ma c'è qualcuno qui. Ma che cosa gradita? Dove siamo? Siamo al posto che porta qui al mercante e porta a oh, ma io ci vado qua, ma che cavolo, ci vado sicuro. Hai visto? Sì, era sì. Un condor. Che uccelli magnifici. Deve essermi sfuggito. Qualcuno qui crede che siano di buon auspicio, ma sono solo uccelli. La gente ama pensare che andrà tutto bene. E va bene così, basta solo che non si limitino a sperare. Sì. Oh, segreti. Interessante. Andiamo a prendere la stella, va, che ci dà un equipaggiamento. Non vedo l'ora. Insomma, sì. Insomma. Vai, andiamo su. Ci può andare su, vero? Ci può andare su. Come cazzo ci vado su qui adesso? Dai la rete che ce la fai. Non ce la fa. Quindi dobbiamo scoprire una strada alternativa. Vediamo. O si passa da qua, che si va là. Proviamo, dai. Perché se no non mi viene in mente. Anche qui, vedete, si può saltare, ma non so lo scopo. E qua non vedo niente di particolare. Quindi io direi che si va alla strada di là. Scusate. Di qua, sì. È l'unica cosa che mi viene in mente, perché se no non saprei come oltrepassare quel pezzo. E vediamo se è vero. Perché tanto si potrà andare lì, insomma, sì. Che cosa l'hanno messo a fare allora? Eccoci qua. Dovrebbe essere questo. Vediamo. Esatto. Adesso vediamo questo posto. Oh! Che cosa gradita. L'inchiostro è molto sbiadito. Non si capisce quasi nulla. Selvaggio, oltraggioso, tradimento. E questa non è normale pergamena. È più spessa. Forse è pelle animale. O addirittura umana. Inquietante. Bene ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qui. Per questo video è tutto, io vi invito come al solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e di farmi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto da Shiva, ciao ciao.